ascoltatori, benvenuti. Nello speciale di oggi parleremo della Combattente, la polisportiva fanese che compie 100 anni. E per i festeggiamenti tantissime le iniziative, a partire dalle celebrazioni che si terranno alla Fondazione Carifano. Seguirà poi un pranzo in sede con circa 200 invitati. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. L'orgoglio, sì, l'orgoglio tanto di rappresentare questa associazione che ho avuto la fortuna, tra virgolette, di rappresentarla nel momento clou dei 100 anni. Quindi è una grande soddisfazione per me. Presidente, l'importanza di essere qui oggi? Beh, è importanza fondamentale perché, l'ho detto anche nel mio intervento, le società sportive rappresentano il nucleo centrale dello sport italiano e a volte non vengono sostenute come dovrebbe. E soprattutto avere il vanto di queste società che hanno 100 anni di storia vuol dire anche che la federazione ha più di 100 anni di storia e ha una tradizione straordinaria che rinverdisce sempre. Massimo, una giornata importante e i festeggiamenti non finiscono oggi. Una giornata importante perché 100 anni, un secolo, non sono una banalità. Sono un percorso che lascia un solco indelebile nella storia della nostra città, della storia sportiva e direi anche sociale. La Combattente è un punto di riferimento, tante generazioni sono passate e hanno avuto una capacità, perché 100 anni sono veramente lunghi e rappresentano un secolo di grandi cambiamenti. Quindi essere rimasti longevi significa aver avuto anche la capacità e l'intelligenza di adeguarsi, di capire i cambiamenti anche nel mondo dello sport, nel mondo del sociale. E i festeggiamenti appunto non finiscono oggi perché fra qualche mese sarà presentato un libro sulla storia di questi 100 anni e in più si scoprirà una statua antistante la Combattente. E fare narrare attraverso un libro una storia è importante perché deve rimanere perché insegnano tante cose, perché 100 anni sono una radice profonda, un radicamento profondo. E ogni celebrazione è giusto che lascia anche un segno, è un segno come una scultura che è cultura e che richiama un secolo di attività, quindi è una bella cosa, ma lasciatemi dire, oggi la Combattente non è soltanto gioco delle bocce, non è soltanto agonismo, è anche punto di ritrovo sociale, culturale, ricreativo e quindi penso che si possa dire con cognizione di causa che la storia della Combattente è una storia importante della nostra città e penso che non ci sia fanese che nel percorso della propria vita non sia almeno andato una volta alla Combattente e questa la dice lunga. Presidente, com'è la situazione in regione? Ma nella nostra regione in questo momento è particolarmente positiva. Positiva perché le Marche primeggiano nello scenario italiano per quanto concerne l'organizzazione di eventi, per quanto concerne la partecipazione a campionati, per quanto concerne il settore giovanile, femminile, disabili e per quanto concerne l'organizzazione di gare di ogni tipo e specie. Uno sport importante soprattutto per l'inclusione. Assolutamente sì. Lo sport belle bocce, per quanto ancora è etichettato come target anziani con badante a fianco, non è questo. Lo sport delle bocce si è evoluto, oggi sono tantissimi giovani e donne che lo praticano ad ogni livello, ci sono testimonianze importantissime nel mondo della disabilità e nelle Marche siamo arrivati a oltre 200 atleti disabili e questo, ripeto, ci riempie di orgoglio e ci fa anche continuare con maggiore entusiasmo e coraggio ad affrontare quelle che sono le problematiche che ogni giorno lo sport nel quotidiano ovviamente ti mette davanti e noi abbiamo la forza attraverso la nostra tradizione radicata nella nostra regione di avere ancora la volontà e la tenacia per superare ostacoli e per far primeggiare la nostra disciplina. Presidente, queste giornate sono di rilievo per tanti motivi. Il festeggiamento del centenario è per mettere in risalto una polisportiva dove soprattutto parliamo di inclusione. Ma direi proprio di sì.
è importantissimi momenti come questi, perché riusciamo a capire fino in fondo quella che è l'importanza di avere tante società sportive, in quanto quando parliamo di sport molto spesso pensiamo che lo sport sia sempre il lato agonistico, le famose medaglie olimpiche, i campionati del mondo e quant'altro. Invece dagli interventi che abbiamo ascoltato anche oggi, tutti quanti hanno parlato di tutto tranne che del lato agonistico, hanno parlato veramente dal sindaco, dal rappresentante della regione e tutti i vari ospiti dell'aspetto sociale che lo sport include, e pertanto nel momento in cui le istituzioni riconoscono questo, noi ne siamo particolarmente felici, noi che rappresentiamo il mondo dello sport, perché sappiamo che attraverso lo sport, oltre ad avere quelle soddisfazioni con le varie vittorie che lo sport ci sta regalando, anche quello marchigiano, sappiamo che è molto importante per la crescita proprio culturale di una comunità, e di questo ne siamo particolarmente orgogliosi. Ho voluto anche ricordare nel mio intervento solamente due aspetti, ma di tantissimi. Uno per esempio è quello legato alla disabilità: se non fosse stato magari lo sport, forse non avremmo raggiunto questo livello culturale che oggi abbiamo, anche se dobbiamo fare tantissima strada. Oppure quello della parità di genere, che è un tema tanto discusso, tutti ne parlano ma pochissimi fanno qualcosa nell'ambito sportivo in maniera silenziosa. Siamo arrivati per esempio a far sì che nelle prossime Olimpiadi di Parigi avremo la parità di numero sia tra atleti uomini che atleti donne, e pensare che alla prima edizione delle Olimpiadi le donne non potevano neanche partecipare. Ecco, ho fatto solo questi due esempi per far capire quanto sia importante lo sport al di là del lato agonistico, proprio per la crescita di una comunità. E quando occasioni come quelle di oggi, che riconosciamo una società che raggiunge 100 anni di storia, noi sappiamo che società come queste fanno parte di un mosaico che tutto insieme veramente fa crescere un paese con quel livello culturale che lo sport sa dare. Vescovo, una giornata molto importante, soprattutto per mettere al centro l'inclusione. Sì. Io non conoscevo questa realtà, e quindi questo centenario mi permette anche di incontrarla e di poter avvicinare questo mondo e anche le varie appartenenze, le varie attività, e quindi le relazioni che si creano, credo sia la cosa più importante. Faccio gli auguri alla combattente e soprattutto sono qui a dire anche il mio grazie per tutto ciò che ha significato e ancora oggi vorrà dire per la comunità di Fano. Quindi ecco, sono abbastanza nuovo e per me è un'occasione. Vedrà che è un grandissimo centro di aggregazione, sì, di condivisione, le persone qui si vogliono bene e quindi è un punto molto importante di incontro per Fano. Sono contento che lo sia e sarò ancora qui qualche altra volta per sperimentare di persona il clima di amicizia che già c'è e che si respira. Don Francesco, una giornata importante di aggregazione, tutti insieme. Sì, veramente bellissima, sono contento che la combattente, oltre che essere per Fano e anche nella parrocchia di San Paolo, dove sono parroco, ma bellissima questa possibilità, perché veramente le bocce sono un luogo di aggregazione, di scambio per tutte le età, e sono contento che ci sia una particolare attenzione anche per chi magari è anche in pensione, che a volte sono quelli che fanno più fatica, che sono soli eccetera. Quindi grazie a Luciano, soprattutto al presidente, che veramente ha una creatività e una capacità di aggregazione forte. Quindi sono contento di essere qui e che il Signore benedica questo giorno per altri 100 anni. Un'associazione che dà l'anima per aiutare tante persone, presente anche in questa giornata. Infatti è una giornata importantissima, perché il ricordare in questa oggi il centenario vuol dire che è un augurio per tutti quanti noi per andare avanti
perché il passato è passato, oggi è il presente e quindi il futuro per la combattente, ma anche per l'associazione Adamo, deve essere naturalmente collaborativo, ok? E quindi grazie di cuore. Noi ci mettiamo l'anima, ma ci mettiamo anche il fisico, ci mettiamo il cervello, ci mettiamo tutto, ci mettiamo. Grazie. Giovanni Belfiori, lo conoscete tutti, presidente di Passaggi Festival, presente anche al centenario della combattente. Beh, sono queste le grandi realtà di Fano che in qualche modo aiutano anche gli eventi culturali, perché dove c'è aggregazione c'è cultura. E quindi devo dire davvero complimenti al presidente Luciano Gasparelli, complimenti alla Bocciofila della combattente, posto straordinario, giornata straordinaria, organizzazione perfetta e noi siamo onorati di essere qui. Presidente, quanta emozione in una giornata come questa? Beh, direi 100 come minimo, tanto per rimanere in tema, ma onestamente è un traguardo che forse nessuno se l'aspettava di raggiungere e oggi è invece arrivato il giorno clou, il giorno fatidico che ci ha permesso di festeggiare, io credo degnamente, questo centesimo di fondazione, che è una fondazione che, come già è stato detto, risale nel 1919 ed è stata costituita dai combattenti e reduci della Prima Guerra Mondiale. Infatti la combattente, il nome deriva proprio da lì. Deriva proprio da chi l'ha costituita. E quindi questa è una giornata importante, e anche perché, tante persone. Anche perché io vorrei anche dare un riconoscimento e un omaggio anche a tutti quelli che non sono più con noi, perché sono tanti i quali hanno costruito questo, la possibilità di questo evento e che non abbiamo sufficientemente, a mio modo di vedere, sottolineato. Ecco, grazie, un grazie a tutti. Sì, un grazie a tutti e un grazie a tutti a chi ha voluto così con noi partecipare a questo evento che è sicuramente, per me, sicuramente unico e irripetibile. Presidente, l'importanza di questa giornata che ha trasmesso davvero tante emozioni a tutti. Allora, mi sembra che come pranzo siamo arrivati vicino al dolce, quindi diciamo che la tensione si sta sciogliendo. Più di 200 persone. Anche la tensione mia che abbiamo avuto in questi giorni, nei giorni precedenti, alla notte, per pensare a tante cose, si sta sciogliendo, quindi siamo arrivati quasi alla fine. È andata benissimo. È andata bene. Un successo. È andata bene questa mattina la funzione religiosa, è andata altrettanto bene alla sala della fondazione, la tavola rotonda, credo che il pranzo stia andando per le meglio e quindi diciamo che la giornata volge verso il termine e quindi più di questo non potevamo pretendere. Presidente, la combattente è conosciuta da tutti i fanesi, è un posto speciale, tutti ce l'hanno nel cuore. È vero, perché voglio dire, dopo 100 anni, se non ci conoscono potrebbe esserci qualche problema, ma ci conoscono molto bene. Noi continuiamo a lavorare nel mondo dello sport, delle bocce non solo, ma anche nel sociale e quindi anche ospitando tante cose, tanti raduni, tante conferenze, tanti anche momenti di ludici, di carnevale, ospitiamo la festa della gluppa, siamo, voglio dire,
assieme alla Pro Loco facciamo questi eventi, quindi ci conoscono per forza, non possono conoscerci. Ci conosceranno anche meglio, perché fra un paio di mesi, quando sarà pronto il volume, il libro, lo consegneremo disponibile per i soci, per chi parteciperà, alla inaugurazione di una scultura che sorgerà qui fuori nei nostri giardini, e in quell'occasione daremo anche questo libro a ricordo dei 100 anni. Un libro che racconta la storia della combattente. Un libro che racconta la storia, che ha rispolverato tutte le fotografie antiche. Che inizialmente è nata come bocciofila all'aperto, mentre adesso è una struttura di livello nazionale. È nata appunto in via Metauro, credo, e adesso dal 2002 siamo qui in questa nuova sede, ma le foto risalgono a 70, 80 anni fa. Non ce ne sono molte di queste foto, però ne abbiamo trovate abbastanza tali per poter farci questo libro. Quanti personaggi sono passati nelle file di questa polisportiva? Io, guardando queste foto, facendo questa ricerca, nel frattempo sono sorte anche altre strutture a Fano, però mi sembra di aver visto che un'infinità di giocatori, che oggi non sono neanche più alla combattente, ma che militano in altre società, sono comunque nati e passati per la combattente. E questo è un grande orgoglio. Certo. E con il presidente della combattente auguriamo a tutti voi una buona serata, grazie per averci seguito, e vi salutiamo con lo slogan di questo evento, che è: il futuro è la nostra storia.